continua la vertenza per Coop, è un'eterna agonia. Sì, è un'eterna agonia e una delusione soprattutto per tutti noi, per tutte le nostre famiglie, quindi le 138 famiglie che sono ancora qui a combattere notte e giorno H24 con un presidio H24. Ecco, dal tavolo di ieri voi vi aspettavate comunque delle notizie concrete, risolutive più che altro, invece è arrivato come un fulmine a ciel sereno la posizione di AZ. Ora cosa credete che succeda? Ormai dobbiamo soltanto sperare che Coop possa fare qualche piccolo passo indietro. Col tavolo che ci sarà in regione il 5, questa è la nostra aspettativa maggiore. Però al momento, dopo la delusione di ieri e la chiusura soprattutto da parte di Coop, il pugno fermo che ha avuto nell'applicare la procedura di mobilità per tutti e 139, a questo momento io non so più cosa sperare e pensare per il mio futuro e per quello dei miei colleghi. Da quanto tempo lavori per Coop? A me sono soltanto 18 anni, però ho fatto 8 anni di precariato in Coop. Dopo il vertice di Roma resta comunque l'amarezza e la delusione, scatta la procedura di licenziamento collettivo, dovrebbe scattare, ma resta almeno un minimo di speranza? Molto minima, siamo amareggiati, delusi, incazzati, di tutto e di più. Sicuramente, ora continua la protesta d'oltranza, resterete qui, sono 20 giorni che state protestando, ricordiamolo questo, una protesta silenziosa ma che comunque rappresenta 138 persone, 138 famiglie in difficoltà. Sì, 20 giorni, ci aspettano questi 75 giorni tecnici molto duri, senza stipendio, questo lo dobbiamo dire, con famiglie monoreddito che devono pagare le solite bollette, mutui, eccetera, eccetera. Ecco, da quanto tempo lavora lei qui? È 20 anni. 20 anni l'8 giugno e purtroppo non potrò neanche festeggiarli. Ed è bruttissimo. Alessandro, lei è un socio Coop, sì. È qui per sostenere la battaglia dei 138 lavoratori. Sì, sono qui per portare la solidarietà sia proprio umana che va riconosciuta ai lavoratori in quanto proprio lavoratori tali di questa Coop e del dramma insomma che si sta vivendo, e quindi non solo come socio ma proprio anche umanamente di portare un senso di solidarietà, ecco. Cosa rappresenta la Coop quindi per te, l'Ipercoop? Un punto di riferimento chiaramente è per quanto riguarda i prodotti e anche proprio come modo di intendere la spesa e quindi come una cooperativa, e proprio per i valori della Coop non possiamo venire meno poi al principio fondamentale di garantire la dignità e il lavoro a chi appunto ci lavora con la Coop. Continua purtroppo questa protesta, viste anche le ultime notizie, quindi AZ che ha abbandonato la trattativa e ha lasciato 138 lavoratori in attesa appunto di una procedura di licenziamento collettivo, una cosa gravissima. Molto grave, guarda, l'unica speranza che ci è rimasta è che il 5 abbiamo l'incontro alla regione, con la speranza che la Coop si presenti, perché la regione è con noi, quindi la soluzione la vuole per forza trovare, perché non può lasciare altri 138 dipendenti per strada, visto che la campagna è piena di lavoratori che al momento non sanno neanche come arrivare al giorno dopo. Mi auguro che veramente qualcuno si passa la mano per la coscienza e dice cerchiamo di trovare una soluzione. Da quanti anni lavora per l'Ipercoop? Compio l'8 giugno 20 anni, pensavo di fare un compleanno importante perché ho sempre stimato la Coop, quando sono venuta a lavorare alla Coop ho lasciato un altro lavoro perché per me questo era molto importante, questo lavoro. La battaglia continua, non mollerai? Vito? Assolutamente no, per i valori che mi sono stati insegnati, io sono una figlia di Coop e quindi procedo con questi valori che ho insegnato anche ai miei figli.